Ciao a tutti! E benvenuti qui nella nostra cucina virtuale. Oggi è reale, caro mio, oggi sì, è reale. Sì, è vero, che bella battuta. Allora, oggi facciamo gli arancini al forno. Vi abbiamo fatto gli arancini classici, quelli fritti, li mettiamo lì dove c'è la I col pallino. Oggi vi facciamo vedere come si fanno i più leggeri arancini al forno. Il procedimento dell'interno è il medesimo, e infatti è proprio il medesimo. Abbiamo preso la stessa parte del video e l'abbiamo rimontata. Noi non bleffiamo, vi diciamo la verità. Però poi a un certo punto le due strade si differenziano. Quelli al forno vanno da una parte, in forno appunto, e quelli fritti vanno in padella. Però quelli al forno vengono avvolti in cosa? Scopriamolo di là. E quindi mi raccomando, questi qua sono gli ingredienti che servono a fare gli arancini catanesi. Ingredienti per 10 arancini. Perfetto. Allora, innanzitutto ci occorre mezzo chilo di riso. Il riso si deve dividere in due qualità. Dobbiamo fare 250 grammi di originario, sì, e 250 grammi di riso Roma. 1 litro e 100 di acqua. Eccolo qui. 60 grammi di burro, 10 grammi di sale, 10 grammi di dado e un cucchiaio di concentrato di pomodoro. Quindi questa è la base. Poi per il condimento invece interno ne rifaremo a ragù. Certo, occorrerà una cipolla, due carote, un po' di sedano, questo va a gusto, due foglie di alloro. Alloro. Mezza sottiletta per ogni arancino. No, potete volete, sostituirla sì, anche con i preparati, quelli per pizza, un formaggio a pasta filante. Io non voglio farli troppo filanti perché sennò Enzo non li mangia. Bravo. Quindi userò le sottilette che ci stanno benissimo. Benissimo. 125 grammi di tritato di suino, 125 grammi di tritato bovino. Bene, qui ne vedete il doppio perché io faccio un ragù più abbondante, perché lo userò anche per la pasta. Allora, dei 150 grammi di tritato di bovino e di tritato di suino dovete farne metà tritato finemente, mentre l'altra metà dovete farvela tagliare a tocchetti. È proprio questa una delle caratteristiche dell'arancino catanese, che abbia dentro i bei pezzi di carne, come il ciappi in pratica. Ah, e poi che abbia anche il formaggio filante. 125 di cui mettiamo 70 tritati e l'altro la rimanente parte a tocchetti, 70 tritati di bovino e la rimanente a tocchetti. Benissimo. 100 grammi di piselli surgelati, mezzo bicchiere di vino bianco, yes, una bottiglia di passata di pomodoro, sale quanto basta e pepe quanto basta, soggettivo e a gusto. Perfetto. Per quanto riguarda invece l'ultimo step, ci occorrerà un uovo, della farina per creare una pastella molto liscia con dell'acqua. Cominciamo subito. Versiamo in pentola 1 litro e 100 di acqua. 1 litro e 100 di acqua. Versiamo il sale, mettiamo il dado, mettiamo dentro nell'acqua il burro, i 60 grammi. Sì, sì. E un bel cucchiaiazzo, detto proprio così, cucchiaiazzo di concentrato di pomodoro. Poppete. Mettiamo questa pentola sul fuoco. Quando l'acqua raggiunge il bollore, butteremo dentro il riso, che come vedete già ho diviso nelle due qualità, originario e Roma. Andiamo a mettere sul fuoco l'acqua. Riduciamo a tocchetti tutte le nostre verdurine, quindi spostiamoci ai fornelli. L'acqua con gli ingredienti bolle, versiamo il riso. Diamo una prima rimestata, facciamo prendere bollore di nuovo, quindi una seconda rimestata, dopodiché il riso non va più toccato, va lasciato a fuoco basso ad assorbire tutta l'acqua. In una bella padella capiente facciamo tre bei giri d'olio, è inutile qui essere parsimoniosi. Brava, brava, fai bene. Dopodiché versiamo carota, cipolla e sedano che avremo già ridotto in tocchetti. Quindi mescoliamo bene tutti gli ingredienti e facciamo soffriggere un pochino. L'acqua ha ripreso a bollire, diamo un'altra mescolata ben bene, stacchiamo tutto quello che c'è da staccare dal fondo, abbassate al minimo la fiamma e fate andare finché tutta l'acqua non sarà assorbita.
Wow, come vedete sta incominciando a imbiondirsi. E c'è un profumo di ripieno di arancino stupendo. Diglielo, diglielo. Peccato, peccato. Quando inventeranno la telecamera che fa sentire anche gli odori? Ok, a questo punto possiamo versare la carne. Facciamo rosolare ben bene il tutto. Rosolare, rosolare. Come vedete, qui l'acqua si è del tutto assorbita. Assaggiamo il riso per vedere se è pronto. Ok, possiamo spegnere la fiamma. Bene, a rosolatura avvenuta, cioè quando tutta la carne è esternamente quantomeno cotta, prendiamo il nostro vino, il nostro bicchiere di vino, e buttiamo dentro. Facciamo ben sfumare il vino. Quando tutto sarà evaporato, continueremo ad aggiungere i nostri ingredienti, non prima. A questo punto saliamo a piacimento, versiamo la salsa, foglioline di alloro, rimestiamo un attimo tutto, aggiungiamo un altro cucchiaio di concentrato di pomodoro. Per contrastare l'acidità io aggiungo sempre un cucchiaino di zucchero, l'acidità della salsa, un cucchiaino di zucchero, e in ultimo aggiungiamo i piselli ancora surgelati, cuoceranno all'interno del ragù. Una bella rimestata, prendete un super paraschizzi, abbassate la fiamma e fate cuocere, cuocere, cuocere finché questa bella salsa non sarà ben ben ridotta, e attendiamo con fiducia. Fuoco basso. Ho lavato una leccarda e verso in questa il riso, quindi spianerò completamente il mio riso per farlo raffreddare. Che dite, abbastanza stretto? Io credo proprio di sì, e fa un profumo, ragazzi. Bene, siamo pronti per fare gli arancini, evviva! Bene, quindi si inserisce. Ah, ho capito. Dopodiché, con le dolci manine pulite, si prende il riso, scusate, e lo si inserisce all'interno sino a colmare l'orlo. Così. Ok, poi? Quindi si chiude così e si fa questo. Wow. Si pratica un foro. Così. Wow. Avrete quindi lo spazio per il ripieno. Pigliamo il ripieno. Pigliamo il ripieno. Si prende il ragù. Allora, stando attenti ad infilare anche dei pezzi grossi di carne, non sia mai che in un arancino catanese non ci sia il tocchetto di carne, si potrebbe anche essere denunciati. Quindi si mette il formaggio, potete usare, come vi ho detto, anche le mozzarelle che non perdono acqua, quindi quelle da preparati per pizza. Noi, siccome abbiamo un bimbo viziato, mettiamo la sottiletta light. Come la metto? La divido a pseudo metà. Hai fatto un coso. Faccio un toppolo, una pallina, sì. Pallina, detta anche pallina. Dopodiché inserisco un altro pochino di ragù, poco poco. Quindi riso posteriore. Pressione e voilà! Bellissimo. Il nostro primo arancino è pronto per la terza fase. A questo punto prendiamo la nostra pasta sfoglia per i nostri arancini al forno, srotoliamola, tagliamo delle fascette così da un centimetro, ne occorrerà una per ogni arancino. Tagliamo anche una piattaforma per il nostro arancino, che contenga il nostro arancino. Quindi io ne sto facendo due giusto per mostrarveli. E allora stondo gli angoli con un po' di pastella, appiccico qui e qui. Quindi prendo il mio arancino, lo passo nella pastella fatta di farina, uovo e acqua.
lo adagio sulla mia base, tanto lui adesso in cottura si aprirà, e tiro e faccio agganciare, tolgo anche qua l'eccesso, prendo, tiro e faccio agganciare ed elimino l'eccesso di pasta, faccio aderire il tutto ben bene con le mani, quindi col dito passo su tutto e questo lo poggio su un foglio di carta forno e lo metto a cuocere a 220 gradi per 15 minuti in forno. Ed eccoli i nostri arancini al forno nel loro splendore. Di questi ne ho fatti pochi perché li mangio solo io, ma sono buonissimi, buoni buoni buoni. Guardate che belli, guardate anche che bella forma. Dico fintamente leggeri perché ecco perché la pasta sfoglia è quello che è. Ma io cosa faccio? Poi la pasta sfoglia la tolgo, quindi e mangio soltanto il ripieno. E mi piace un botto. Pericolosi della pasta sfoglia? Chi c'è qui? Un bimbo? Cosa stai mangiando? Fai vedere? Arancino. Ah, quello fritto? Guarda. E com'è? Col pollice in su. Cos'è? Una delizia. Una delizia, amore. E allora, voi mangiate le delizie che più preferite, fritti o al forno? Gli arancini sono una garanzia per le vostre serate con gli amici. Provatene uno e non ne potrete più fare a meno. Vi lascio le foto e noi ci vediamo presto. Avete visto com'è semplice fare questi arancini al forno, e quindi se volete la versione tra virgolette più light di questi arancini, provateli, o se non amate la frittura provate comunque il gusto dell'arancino. E mi raccomando, condividete questo video, iscrivetevi alla nostra pagina Facebook e non vi arrabbiate se lei non risponde ai messaggi, ma è piena di messaggi a cui rispondere. E poi faccio un'altra cosa, vorrei salutare una persona cara. Saluto tutti quanti, naturalmente, tutti quelli che ci chiedono di essere salutati. Vi vogliamo bene. Non è possibile salutare tutti quanti, vi vogliamo bene, come stava dicendo qua la simpatica donna degli arancini. Ma mi raccomando, condividete, rimanete sempre sul canale e portateci avanti. E perché fare gli arancini al forno? Se come me non ami il pane fritto, la roba fritta ti nausea, potete non mangiare il rivestimento in sfoglia, che si stacca molto facilmente, e con una forchetta consumare solo l'interno, e così diventano un po' più dietetici. Se mangiate la sfoglia, no, non sono più dietetici, è un finto dietetico. Ma del resto, se ti mangi un arancino, cosa vai cercando di dieta? Mangia e godi. Mangia bene e godi. Ci rivediamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao a tutti, eccoci pronti per l'estrazione dell'arancinotto, insomma della macchinetta fai arancini. E allora, ecco il video col faccione di Gabriele. Vediamo i commenti che ho già revisionato, sono 164, vincerà uno di 164 e ovviamente estrarremo con random.org. E allora andiamo a fare uno di 164, generate, incrociate le dita, 111, vado a contare, vi dico chi è. Vince Valeria B, un'ottima idea regalo per mia madre per avere in casa una fornitura di arancini infinita. E allora metti sotto la mamma perché l'arancinotto sta per arrivare, Valentina. A tutti gli altri grazie per aver partecipato, non demordete perché molto presto torneremo con altri giveaway e altre gustose ricette. Vi mandiamo un grande bacio, salutate famiglia, ciao. Yay!